Bella a tutti ragazzi, qui è 2360 e ben ritrovati nel mio canale. Oggi signori siamo qui finalmente tornati con il quinto episodio della carriera allenatore con la squadra formata da youtubers. Prima di iniziare però signori, due cose: lasciate un bel mi piace perché dobbiamo assolutamente arrivare a 10.000 signori. Se volete ancora un altro video, lasciate un bel mi piace adesso. Seconda cosa, iscrivetevi al canale. Stiamo crescendo tanto in questi giorni, ma ho visto nelle statistiche di YouTube che ancora tanti di voi guardano i video senza aver fatto l'iscrizione al canale. Questa cosa è molto molto sbagliata, quindi iscrivetevi se ancora non siete iscritti, mi raccomando che ci tengo tanto. Oggi dobbiamo affrontare un bel po' di partite perché abbiamo la Juventus in Coppa Italia, e la Coppa Italia però comunque la Juve e la voglio affrontare, perderemo 4-0 però ci proviamo. C'è l'Atalanta, c'è il Bologna in casa e poi c'è il mese di febbraio che vorrei giocare tutto fino alla partita appunto contro la Juventus, quindi iniziamo con la Juve e finiamo con la Juve. Questo è il programmino. Formazione preparata, qualche cambio signori perché siamo veramente stanchi. Coppia lì davanti inedita, Justaron anima con Zana a sinistra, Giuse a destra, Ilazza sequel e difesa ragazzi che può far bene. Vediamo un po' come va. Sono molto molto preoccupato ragazzi perché non stiamo giocando bene con questa squadra e quindi non lo so, ho un po' paura sinceramente. Da un lato sono contento, siamo pure sotto la neve, vabbè dai andiamo a perdere, basta, non voglio neanche più commentare. Sotto la neve si perde 3-0 sempre, andiamo a giocare. Tutto pronto signori, Coppa Nazionale, la coppa che noi non alzeremo mai. Questo è lo spirito giusto ragazzi per caricare la squadra. Inizia adesso Piemonte Calcio YouTube Italia. Via. Sesto minuto, Seawolf. Zano si gira, appoggia dentro. Ok, è buona. 1-2. Zano, sinistro. Rete. Signori, purga la Juventus. Al settimo minuto ha segnato Zano. Azione bellissima, 1-2 non so con chi. E 1-0 all'ottavo minuto di gioco. Justeron diventa buona per Eli Lazza. Bella per Anima. Ok, di prima Zano si gira, guarda Anima. Ok, molto molto bene Anima. Finta, bello, ok, rallenta, appoggia. Di prima, bello, finta, tacco. Oh mio Dio, parata incredibile. Che azione della Madonna, che azione della Madonna. Marza, scatenato Marzone. Eccolo qui, Marza mette dentro, ok, con calma, Anima, di prima, Zano, incrocio di mancino, pallone fuori, madonna mia ragazzi che ha tirato male, ha tirato malissimo, l'ha presa Szczęsny, ha fatto un miracolo della madonna ragazzi, che stiamo dominando con la Juventus, incredibile, eppure non riusciamo a fare il secondo, attacca la Juventus, Dybala, Bentancur, destro, parata di Tony Tubo ragazzi, con la mano che trema al 59esimo, Tony Tubo c'è, cioè, quanto d'oro, Ronaldo, Dybala, occhio Dybala, pallone dentro, chiudi, no. Da dove è uscito sto Cristiano? Michele Damsgaard. Chi è? Dovevamo fare il 2-0 quando potevamo. Seawolf recupera palla. Attenzione qua. Seawolf. Alla gata l'ha trovato bello per Anima. Se lo mangia così. Poi sinistro. Paratona di Szczęsny. Potevo metterla dentro. Invece ho tirato. Incredibile ragazzi. Che cosa si è mangiato Anima. Justeron. Occhio. Alla gata l'ha trovato. 1-2. Bello. Justeron se ne va. È Juventino ragazzi. È Juventino. Destro incrociare. Pallone dentro. Pallone sportivo ragazzi. Colore sportivo è da 7 al 100%. 2-1 all'81esimo. Justeron esulta davanti alla sua squadra. Passiamo in vantaggio. Alessandro, ultimo assedio della Juve. Non c'è più tempo. L'arbitro fischia alla fine. Vinciamo 2-1 signori. Prima Zano, poi Justeron. Passiamo il turno in Coppa Italia. Eliminiamo la Juventus ragazzi. La Juventus di De Sciglio. Avanziamo. Formazione cambiata. Abbiamo messo in campo di nuovo Gabbo, il Masseo, Fuse Gamer, Ciccio Gamer. Quindi alla fine abbiamo un attimo cambiato un po' le carte. E adesso c'è un'altra partita molto molto complicata a Bergamo contro l'Atalanta. Questa è quella classifica, bisogna arrivare assolutamente al quarto posto. La Lazio lì a quota 42, 19 gennaio 2020. Andiamo a giocare signori, non perdiamo altro tempo. Queste qui sono le divise, questa è quella squadra e noi ci vediamo in campo. Tutto pronto ragazzi, ci siamo, squadre in campo. Inizia adesso Atalanta YouTube Italia. Campo difficile ma possiamo farcela. Il Masseo, attenzione qua, c'è spazio. Adesso per Zano che scatta. Zano velocissimo, Zano è tua. Destro, pallone fuori, mamma mia se lo mangia. Se lo mangia così. Giusto del 60, attaccato alla per Gabbo di Squared. Scatenato ragazzi. Gabbo. L'animale. Occhio. Ok. Oh. Ok però fischiamelo. Indietro. Destro. Rette. Signore, ancora Zano scatenato. Ancora Zano scatenato. Ha segnato Zano. Dovrebbe essere lui. Ha segnato ancora Zano al 14esimo. Però signori, neanche vantaggio che ha dato l'arbitro sul fallo di Gabbo. E rilazza. Diventa buona per Zano. Raga, scatenato. Gabbo si gira. Gabbo. L'animale. Alla gata dall'altro lato. Bellissima per Zano. Zano ancora. Sinistro. Pallone sul palo. Incredibile. Però se ne magna tanti. Zano diventa buona per Gabbo. Alla gata dall'altro lato per Giuse. Finta. E non va. Giuse sinistro. Che gol. Che gol signori, ho vinto un rimpallo finalmente.
finta astrolopiteca e poi, signori, Giuse la mette dentro di piatto. Resta in piedi al contrasto e pallone dentro. 2-0, signori, YouTube Italia c'è. Calma, Gomez, Malinowski, Gomez, il Papu, occhio Toni Tubo, resta lì, rimpallo vinto. Ragazzi, se devono segnare, porca miseria. Toni Villa, il figlio di Toni Tubo. Duvan, Pasalic, occhio, Fusegamer ferma tutto. Ma quanti palloni recupera Fusegamer? Un botto. Il Masseo prova a lanciare Gabbo, che se ne va. Gabbo, stanno a 7. Gabbo l'ha catalata dopo Zano. Che pallone, ragazzi, che ha messo Gabbo di Squared. Cross di prima per il Masseo, al volo. Madonna, come l'è buttata. Madonna, sta bestemmiando, ragazzi. Sta pregando Dio il Masseo, incredibile. Non c'è più tempo, signori. L'arbitro fischia la fine della partita. Battiamo anche l'Atalanta e la battiamo ancora con lo stesso risultato, 2-1. Tre punti importantissimi, 10 tiri a te, potevamo ancora fare meglio. E questa è la cosa positiva, ragazzi, che non solo abbiamo vinto, abbiamo anche dominato. Partita con il Bologna, signori, però occhio alla Lazio, perché hanno 8 punti di stacco, ma hanno anche una partita in più. Madonna, raga, vanno fortissimi quelli là davanti. Fatto sta che voglio confermare la stessa identica formazione e simulare questa partita. 26 gennaio 2020, siamo in casa, quindi partita sulla carta abbastanza easy, 6 di mattina. Vediamo un po', cosa facciamo? Un bel 2-0, gol di Zano e gol del Masseo. Ragazzi, Zano 3 partite, 3 gol oggi, in forma Zano. Avanziamo nel calendario perché c'è la Lazio, quarti di finale di Coppa Italia. Formazione confermata, ragazzi, perché mi sono trovato veramente, veramente bene. Quindi non voglio fare cambi. Squadra che vince non si cambia. ZW però vuole giocare, ragazzi. Porca vacca, vuoi giocare? Allora lo metto al posto di Ari Lazza, perché Fusegamer non lo tolgo, ragazzi. Best CDC ever. Siamo un po' più sbilanciati con ZW, CDC, però cerchiamo di giocare, raga, sempre allo stesso modo, perché abbiamo avuto una fase molto molto negativa nell'ultimo video e adesso ci stiamo riprendendo, no? Siamo a 3 vittorie su 3 in questo video e non voglio cambiare le carte, ok? Andiamo a giocare, maglietta bianca per noi, ragazzi, altrimenti non scendiamo in campo. Maglietta invece blu scuro per Alassio e noi ci vediamo in campo per andare in semifinale di Coppa Italia. Tutto pronto, signori, ci siamo sotto la pioggia. Inizia adesso YouTube Italia Lazio. Ragazzi, bisogna assolutamente passare il turno, perché la Coppa Italia è l'unico trofeo che possiamo vincere in questa stagione e dobbiamo vincerlo. Gabbo, attenzione qua di prima. Oh, Masseo, sinistro, rete. Una bella bestemmia, ragazzi. Una bella bestemmia per il Masseo, che poi si inchina e prega, ragazzi. Il Masseo prega, signori. Prega Dio e 1-0, passiamo in vantaggio. Occhio! No, Toni Tubo. Che è successo? Ma che è successo? Ragazzi, sto gioco fa piangere i bambini piccoli. Cioè, non è possibile, raga. Non si capisce nulla in sto gioco. Niente, non ho capito ancora cosa abbia fischiato l'arbitro. Ma boh, cioè, per miracolo mi sono salvato. Per miracolo. Il Masseo. Massa, bello, destro, rete. Gabbo Squared, signori. Torna a segno Gabbo Squared. Palo incredibile della Lazio, senza neanche sapere come. A gioco fermo, non si sa. Ma dopo 2 minuti segna Gabbo Squared, 2-0. Gabbo Squared diventa buona per ZW, sinistro, rete. L'ha fatto, signori, l'ha fatto anche ZW Jackson, 3-0 al 70esimo. Ci ha chiesto di giocare, abbiamo messo mezzala e lui ci risponde così. 89, Milinkovic Savic, attenzione qui, non voglio subire gol, destro, rete. Porca miseria. Vabbè, dai, 3-1, raga, non fa niente. Se non subiamo gol, ragazzi, non siamo contenti, eh. Non è che Toni Tubo si è giocato un bel gol in schedina, eh, perché qua mi puzza un po' questo gol subito all'ultimo secondo. Fatto sta, ragazzi, altra prestazione eccellente di YouTube Italia. Eccellente. Finisce qui, passiamo il tour, andiamo in semifinale di Coppa Italia. 2 febbraio 2020, la partita che vale una stagione. Affrontiamo un'altra volta la Lazio, questa volta però in campionato. 48 per la Lazio, 43 per noi. Dobbiamo, raga, assolutamente vincere per andare ancora a quota 46 e agganciare la Lazio. Se loro perdono, anzi, se noi perdiamo e loro vincono, è finita, perché vanno a quota 51 e non si pigliano più. Quindi dobbiamo fare bene, raga, dobbiamo fare bene. Confermato ZW che ha giocato bene, ha pure segnato, quindi lo mettiamo mezzala, ma ha fatto bene lì, o comunque da CDC, CC, quello che è. Squadra che vince non si cambia, questa è la squadra e noi ci vediamo in campo per la partita della vita. Questa volta si gioca alle 3:30 di notte, mamma mia. Signori, ci siamo e purtroppo ho sbagliato, perché ho scelto la maglietta nera. Per la prima volta, se non sbaglio, in questa carriera giochiamo con la maglietta nera. Speriamo che non ci porti fortuna, perché veniamo da 4 vittorie consecutive. Se perdiamo questa partita è colpa della maglia. Immobile, fuorigioco, Correa, rete. Era fuori gioco però. Non era fuori gioco, no? Check del VAR. Niente, eh? Mi sembrava fuori gioco, ragazzi. Mi sembrava fuori gioco. Zano diventa buona per il Masseo. Fino in fondo, il Masseo scatenato, il Masseo velocissimo, il Masseo. Mette dentro. Destro.
No, cosa ha preso Stracoscia? Cosa ha preso Stracoscia, signori? Ha fatto la palla della vita. Fuse Gamer, la cadena è stata per Giuse di prima. C'è il movimento bello di Gabbo. Gabbo la protegge. Gabbo. Guarda dall'altro lato, Zano era bellissimo. Non lo farà così. Zano. Destro giro contro la Lazio. Proprio lui, ragazzi, contro la Lazio. Zano scatenato, segna in ogni partita. Proprio lui, ancora lui, 1-1, ci tiene in piedi. ZW diventa buona per Fuse Gamer. Allaga dall'altro lato per Power. 99 di velocità, Power. La stava Power, velocissimo. Power, appena entrato, Power. Mettila dentro, ok, per Fuse Gamer, appoggia, ok, è buona. Giuse, si gira, anzi Gabbo, appoggia, ok. Il Masseo. Sinistro! No! Luis Alberto, ZW recupera palla. Bene ZW da CDC, mi sta piacendo un botto. Gabba appoggia molto bene per il Masseo che accelera. Il Masseo, finta. Il Masseo, alla gata l'altro lato per Zano. Zano è stanco, finta. Zano non ce la fa. Non ce la fa, fallo. C'è Giuse 99 di punizione. È la mia zolla quella, ragazzi. Che punizione! Diventa buona per Fuse Gamer, ancora noi, Giuse. Secondo palo, cross! Testa, no! Rigore, no! Dove sta andando sta coscia? Ma cosa ha fatto Zano, raga? Si è messo paura del pallone, Zano! Occhio! Gol da calcio d'angolo, pallone sul palo, incredibile! Siamo pari così, va bene. 3 di recupero però, Se recupero palla adesso, forse potrei tentare un assedio o comunque un'ultima azione. Occhio! Lui recupera palla, Zano, contropiede. Ora non è più, prendila. Ok, il Masseo, alla gara dall'altro lato, arbitro di prima, ok? È buona, Gabbo non la tiene. Finisce così, finisce qua la partita. 1-1, bellissima partita, raga, bellissima partita. Dovevamo segnare, mannaggia la vacca, raga, dovevamo segnare il 2-1. 4 tiri a 4, diciamo che il pareggio comunque ci sta, considerato tanto che la Lazio ha preso il palo alla fine. Avanziamo nel calendario perché c'è il Sassuolo, ragazzi, partita che non andremo a giocare, andiamo a simulare. Allora, squadra che vince non si cambia, anche se abbiamo pareggiato, però la prestazione è stata veramente ottima. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare con il Sassuolo. 9 febbraio 2020, un bel 3-0 secco, Zano, Gabbo e il Masseo, tutto il tridente a segno, tranne, vabbè, ne mancava uno, però va bene così, 3 attaccanti a segno, molto molto bene. Adesso, ragazzi, c'è l'ultima partita che giocheremo sul campo in questo video, ovvero la semifinale di andata contro l'Inter. Voglio confermare ancora a tutti, ragazzi, squadra che vince non si cambia e quindi va benissimo così. Forse abbiamo trovato la quadra con questa squadra. Questi qui secondo me sono gli 11 titolari. Andiamo a giocare con l'Inter, quindi Coppa Italia andata, maglietta bianca per noi. Ecco perché abbiamo perso, ragazzi, prima, perché avevamo la maglietta nera, mannaggia la misera. Maglietta nera per l'Inter e noi, signori, ci vediamo in campo alle 12, a mezzogiorno. Andiamo. Tutto pronto, signori, ci siamo. Squadre in campo, inizia adesso YouTube Italia Inter, via per andare in finale di Coppa Italia. C'è anche il ritorno, però cerchiamo di fare un bel risultato all'andata. Gabbo diventa buona per Zano, accelerata, ragazzi, fino in fondo. Zano, finta. Zano entra, Zano finta ancora, Zano destro a giro, rete, ragazzi. Zano ha fatto il devasto in questo episodio, ha segnato se non sbaglio in ogni partita, al 21esimo segna ancora lui. A fine video, ragazzi, andiamo a vedere sempre le statistiche per vedere chi è il capocannoniere. Mi sa che Zano in questo episodio ha superato Gabbo, perché Gabbo ha segnato solo un gol, se non sbaglio, oggi. Incredibile, 1-0. Zano, attenzione qui, 39esimo, Zano velocissimo. Zano, finta. Zano, destro a giro, oh mio Dio. Rovesciata di Zano, oh mio Dio. Ragazzi, scatenato. Occhio, ZW, sbaglia tutto, ZW, resta lì. No, errore clamoroso di ZW Jackson. Dovevo spazzare, però stavo spazzando, ragazzi. Guardate là, due volte, guardate là. Uno, e poi sul rimpallo è rimasto lì il pallone, ha segnato Lukaku e si toglie sempre il joystick, quasi spegne, porca miseria, ma che tiene sto coso. 2 di recupero, non c'è più tempo, 1-1, pareggiamo la partita. Allora, 1-1 in casa non è un bel risultato, potevamo fare sicuramente meglio, però comunque davanti, ragazzi, il nuovo Inter che sta dominando il campionato insieme alla Juventus. 6 tiri a 4, potevamo fare di più, migliore in campo Zano, intervista e avanziamo. 16 febbraio 2020, partita con il Lecce che andremo a simulare, squadra che vince non si cambia, ormai, ragazzi, sempre la solita fase, pure se prendiamo 8 gol a partita. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare con il Lecce. 6 di mattina, 5-0 con doppietta di Fuse Gamer, gol del Massimo, gol di Gabbo e gol del Barzone, signori. 5-0 al Lecce, dominio totale di YouTube Italia. A questo punto questa è la classifica, 52-50 se avessimo battuto la Lazio. Che peccato, ragazzi, però siamo lì, ormai il Milan se n'è andato e abbiamo anche la Juve. Che calendario difficile, porca miseria, mai 3-4 partite facili che ci consentono di fare 3-4 vittorie consecutive.
Cioè oggi le abbiamo vinte praticamente tutte, ma dopo la Juve c'è il Parma, simuliamo, poi c'è il Cagliari e poi Napoli e Milan. Vedete ragazzi, mai un calendario facile, porca miseria, mai un percorso facile. Però attenzione, perché ad aprile c'è Samp, Udinese, Genova, a parte l'Inter c'è il Brescia. Quindi ragazzi, finiamo con squadre abbastanza abbordabili e lì dobbiamo fare punti per arrivare al quarto posto e qualificarci ovviamente alla Champions League. Ok, prima di concludere voglio dire il capocannoniere che è Vardy con 30 gol in 24 partite. Ragazzi, ma che sta facendo Vardy? 30 gol in 24 partite, what? Che cosa? Il migliore invece dei nostri è Gabo Squared con 13 gol, signori. Ma volevo vedere anche le statistiche di Zano, perché aveva fatto veramente molto molto bene. Infatti è a 11 gol in 24 partite. È partito male Zano, però tipo in questo video, se non sbaglio, ha fatto tipo una partita, cioè ha fatto un gol in ogni partita, quindi la media è quella buona. Ma per adesso resta ancora Gabbo il migliore, con il Masseo che sta recuperando. Ci sta. 12 assist per Giuse, ragazzi, tanta roba, ragazzi, tanta roba. Comunque signori, questo video finisce qui. Nel prossimo episodio sfideremo la Juventus, che sta dominando questo campionato. Infatti sono in testa con 68 punti, non ho mai perso, ragazzi, 22 partite, 2 pareggi e 0 sconfitte. Cercheremo di fare il possibile per non far scappare la Lazio, perché l'abbiamo appena agganciata. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Non perdetevi il prossimo episodio, sarà l'episodio numero 6. Siamo ormai a febbraio, in 2-3 episodi finiamo la prima stagione e poi faremo anche la seconda. Vediamo ragazzi, di sicuro questa sera andrà avanti fino al 15 settembre, perché quel 15 settembre esce PES 21 e faccio la carriera nuova lì. Quindi ancora un altro paio di episodi, vediamo un po' fin dove riusciamo a spingere. Detto questo, io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo domani, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Io vi saluto, bella!